Ma perché la cittadinanza è così disattenta a queste problematiche? Salvo poi... Ma sai, i cittadini, come sono anch'io, come sei tu, hanno i loro problemi, abbiamo tutti i giorni qualcosa da affrontare, bollette da pagare, i figli, le urgenze quotidiane, non è che certamente possiamo stare dietro a tutto. È chiaro che chi ha un po' di esperienza come il sottoscritto, che è stato un addetto ai lavori, sa dove andare magari a cercare, cerca ovviamente quello che trova, perché non ci dimentichiamo che non c'è ad oggi una ripresa audio-video dei consigli comunali di questa amministrazione da quando si è insediata, e ne sono stati svolti di consigli in barba a quello che è previsto dalle delibere approvate dalla giunta che io mi onoravo di guidare, ma ovviamente nessuno si lamenta, nessuno dice nulla dei consiglieri, degli addetti ai lavori, neanche informano, perché io ci andrei. Ho trovato sul sito un solo resoconto stenotipistico del consiglio del 30 ottobre, tutti gli altri sono quelli che appartengono a quando ero sindaco io, quindi voglio dire, sono cose importanti, per carità, non usiamo il termine grave, perché di grave in Italia forse sono cose ben più importanti, però, santi Dio, il problema di fondo è che qui si è creata una cappa di silenzio totale su questa città, dove maggioranza e minoranza apparentemente non sono diverse le une dalle altre, io mi auguro che così non sia, e poi dirò perché, e dove succedono tutta una serie di situazioni che comunque sono sotto gli occhi di tutti, inclusa questa dell'arrivo degli immigrati, dove nessuno risente il dovere di dire qualcosa. Io penso che il dovere civico di parlare è un diritto o dovere che tutti i cittadini dovrebbero esercitare, perché poi non si può arrivare, come è successo questo weekend quando io ho messo il post, e tutti, ah sì, adesso tutti noi finiremo per chiedere l'elemosina, mandiamoli a casa, di qua, di là. Allora, innanzitutto chiariamo che non c'è nessuna posizione preconcetta, come ho detto prima, non ci sta affatto, per quanto mi riguarda come cultura, nessun rigurgito xenofobo o razzista, perché comunque io mi ritengo una persona che dal punto di vista dell'approccio a questa tematica non ha assolutamente preconcetti prima ancora di capire cosa sta accadendo. Però se non so cosa sta avvenendo e vedo che intorno alla nostra cittadina già fioriscono le presenze di questi poveri cristi, che poi sono effettivamente trattati malissimo, perché io nel 2017 vedere un cristiano tutto il giorno fuori da un esercizio commerciale con un cappello in mano, sinceramente ne soffro anche, quindi prima di pensare che oltre questi ne arrivino degli altri e sentire tutto quel pistolotto di cose scritte sulla delibera che però non conosco nel dettaglio, e purtroppo non conoscendole devo pensare male, come dicevo prima, quantomeno perché non mi è stato trasmesso nulla e non mi è stato detto: caro cittadino, allora stiamo facendo questo, che ne pensi, sei d'accordo, non sei d'accordo, ti piace, non ti piace? Perché non è che stiamo parlando di mettere due fioriere all'inizio del corso, stiamo parlando di accogliere per minimo 3 anni, se non di più, perché poi i percorsi di riconoscimento dello status di rifugiato e di richiedente asilo non è che si concludono in un batter d'occhio, purtroppo la giustizia nostra la conosciamo, i tempi biblici, quindi significa aprire un percorso di 3 anni che porta non si sa bene dove, e che onestamente, visto tutte le esperienze mafia capitale eccetera e quant'altro, ci lascia un attimino perplessi. Perciò, prima ancora di urlare come hanno fatto alcune forze politiche, uso questo eufemismo, andiamo a referendum, riprendiamoci Cottaferrata, riprendiamoci questo, riprendiamoci quell'altro, ma poi nella concretezza non aver fatto nulla. Addirittura un ex assessore di questo comune, che oggi sta in una forza politica ben caratterizzata, ha detto che lui, che la forza politica che rappresenta, evocherà, penserà a fare il referendum consultivo, non sapendo in quanto assessore passato che il referendum consultivo ad oggi purtroppo non si può fare, perché il comune, ancorché lo statuto preveda il referendum consultivo, non ha dato luogo all'approvazione del regolamento degli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare. Ma questo per dire che prima ancora di urlare alla luna, di abbaiare e di chiamare a raccolta il popolo, tra virgolette, bisogna andare al Consiglio Comunale, secondo me, e in quella sede democraticamente ci si deve essere una spiegazione, una illustrazione, e dopo si potranno trarre le conclusioni del caso. Integrazione per maggior conoscenza, ti voglio dire una cosa. Io andai a Mondo Migliore cercando l'autorizzazione ad un'intervista, mi si disse di parlare con i responsabili, cosa che poi non è avvenuta, però io venne a sapere che c'erano 600 immigrati all'epoca, 600 immigrati, e che per i prossimi 10 anni, mi si disse, è tutto già prenotato.